Loredana Miconi, Noi Marche, firma a Tolentino della nuova convenzione 2016 di tutti i comuni aderenti a questa rete che vuol fare promozione per un turismo di qualità. Noi Marche per un turismo di qualità, l'idea è nata nel 2012, partita dal comune di Civitanova come progetto per collegare il mare verso la montagna e la montagna verso il mare. Tolentino è tra i nostri comuni più importanti, devo dire, tra bellezza e interesse, e coinvolgimento e partecipazione. Noi Marche è un progetto che coinvolge 14 comuni della provincia di Fermo e Macerata, è stato il primo progetto interprovinciale della Regione Marche. Quali le finalità del progetto e quale novità per questo 2016? Allora, le finalità è quello della promozione sia in Italia che all'estero e per i marchigiani stessi. Infatti oggi abbiamo fatto una splendida visita del Palazzo Parisani Bezzi di Tolentino e c'erano molti amministratori che non conoscevano questa parte di Tolentino, quindi l'idea è quella della promozione in toto e soprattutto dell'unione tra comuni, di parlare. Per noi la rete è fondamentale, quindi metterci in rete, comunicare e unire le forze. In un momento in cui si parla sempre di crisi economica, noi proprio in quel momento abbiamo avuto il coraggio di investire quei pochi soldi che hanno le amministrazioni in qualcosa di vero e di concreto. Le novità ne sono molte per quest'anno, da Borghi Aperti che facciamo ogni anno, dove garantiamo una visita guidata gratuita per chiunque in alcuni centri storici e apriamo dei siti anche sconosciuti e purtroppo sempre spesso chiusi. Un nuovo modo di interpretare il turismo al di là dei campanili? Sì, perché crediamo proprio come associazione fortemente nella esigenza sempre più forte di fare una promozione turistica che metta in sinergia le eccellenze di tutti i comuni della provincia maceratese. Oramai concepirsi come singole entità è un approccio che purtroppo da un punto di vista promozionale difficilmente potrebbe portare dei risultati soddisfacenti. Ecco l'esigenza di un'associazione che invece permetta di creare una rete per sviluppare progetti, per sviluppare iniziative e che quindi rende questo territorio appetibile anche fuori dalla nostra regione, ma anche per un turismo interno, perché anche il turismo interno che coinvolga le altre regioni è una parte importante sulla quale come associazione cerchiamo di lavorare. Tante proposte turistiche di qualità che si uniscono per attirare non solo il turismo italiano ma anche straniero. Sì, assolutamente, anche quest'anno abbiamo confermato la partecipazione a Noi Marche perché crediamo fermamente che sia l'unica associazione attualmente nel territorio che mette insieme le amministrazioni legate al turismo per la promozione. Si va sempre di più ormai verso una condivisione anche fra comuni delle varie realtà, servizi e tutto quanto. Quindi soprattutto il turismo e la promozione ancor più deve essere messa in rete e condivisa. La firma oggi è stato il nuovo cammino, la nuova progettualità per il biennio 2016-2017, un programma molto ricco con la Noi Marche di cui facciamo parte, siamo uno dei comuni più grandi, quindi orgogliosamente partecipi di questa associazione.